in occasione del 50° anniversario del Regno d'Italia o dell'Unità d'Italia. Il tema dell'esposizione era una retrospettiva delle arti, di tutte le arti, tra cui le arti sanitarie. A Castel Sant'Angelo i tre organizzatori, un generale, il generale Borgatti e due medici, Capparoni e Carbonelli, riunirono del materiale storico, dell'oggettistica, ricostruirono due ambienti che sono stati ricostruiti qui, una farmacia e un laboratorio alchemico, e poi alla fine dell'Expo, dopo un anno, tutto questo materiale non si sapeva dove metterlo. Istituirono un'accademia, appunto un'istituzione di studio che prese in carico tutto questo materiale, e il Santo Spirito poi nel 1920 offrì questo ambiente. Il museo poggia sotto nella grande aula alessandrina, fatta costruire verso la metà del 1600 da Papa Alessandro VII, che è il Papa che ha fatto il colonnato di Piazza San Pietro. E tutto questo materiale è stato raccolto qui, inaugurato nel 1933, era tutta proprietà dei medici. Una volta i medici nelle loro case raccoglievano tutto questo materiale, negli anni è diventato museale.